Ciao a tutti amici di Fan Week, ben trovati per questo nuovo appuntamento di ore 15. Ovviamente vi terrò compagnia io, Elena, e quest'oggi parliamo di forma. Nel senso, stare in forma, essere in forma, perché ragazzi, la prova costume in realtà è arrivata. Ebbene sì, andremo al mare con la mascherina, ma è in costume da bagno e quindi come siamo messi? Questa quarantena l'abbiamo accusata oppure no a livello fisico? Ne abbiamo un po' parlato sempre durante questo periodo. Oggi ne vogliamo parlare ulteriormente perché in forma in 7 minuti o con allenamenti da 10 minuti è possibile. E per parlare di fitness, di stare bene, quindi di stare in forma e anche forse qualche chicca nutrizionale ce la daranno, in mia compagnia ci sono due fitness coach straordinari, ovvero Ilaria Berri e Marco Masoero. Ciao! Ciao, Ciao, ciao a tutti. buongiorno. Ciao ragazzi, grazie per aver accettato il nostro invito ed essere qui con me, insomma, qui con noi, anzi, in diretta per aiutarci a prepararci per questa prova costume, perché è arrivata, non ce l'aspettavamo, pensavamo di poterla scampare e invece è lì. Grazie a voi per l'invito, cercheremo di essere il più utili possibile. Sentite, voi avete proprio creato una serie, un programma, una serie di programmi, anzi, un workout, una palestra online, mi viene da dire, proprio per appunto venire incontro a tutte le persone che si sono trovate, insomma, ecco, vuoi a ripartire a partire da zero, insomma, per mettersi in forma, chi invece voleva tenersi, continuare, insomma, a mantenersi in forma. Mi raccontate quindi un po' come nasce BM Gym? Sì, allora noi abbiamo tanti anni di esperienza dal vivo con le persone e abbastanza, iniziano ad essere 3 anni di esperienza online, quindi abbiamo trasferito tutto il nostro lavoro online e quindi appunto diciamo già i nostri programmi erano online, ma ovviamente mai più di questo periodo c'è stato bisogno di qualcuno che possa virtualmente venire a casa tua ad allenarti. Vai. Sì, abbiamo creato appunto, infatti, anche in risposta a un'esigenza che si è creata in questo periodo, questa palestra online, perché abbiamo visto che tante persone sono state costrette ad allenarsi a casa e hanno anche scoperto, diciamo, il bello di allenarsi a casa, il comodo. Insomma, ci si può allenare in poco tempo, ci si può fare la doccia a casa propria, non si fanno magari un'ora di macchina per andare in palestra. I costi sono ridotti. Esatto, cioè, basta poca attrezzatura, i costi sono ridotti. Quindi abbiamo creato questa palestra per rispondere a questa esigenza e fare in modo che le persone si possano allenare con costanza dai 7 ai 20-25 minuti al giorno. La chiave, come ho detto, è proprio la costanza, perché riuscire poi ad allenarsi in maniera costante nel tempo porta risultati. Perciò offriamo allenamenti anche brevi, perché vogliamo dare poi la possibilità di potersi allenare spesso e in maniera duratura. Quindi anche 7 minuti effettivamente possono bastare? Possono essere utili? Allora, diciamo che se la persona inizia ad allenarsi anche solo 7 minuti al giorno e inizia a fare attenzione a tutte quelle cose che vengono normalmente tralasciate, perché è vero che il dettaglio non fa la differenza, ma un insieme di tanti dettagli la fanno e come. Quindi il bicchierino perché me l'hanno offerto, quindi il weekend perché è il weekend e torno a casa sono stanco e però ero stressata e quindi davanti alla televisione mi sono messa a mangiare il gelato, le patatine e poi vabbè tanto mi alleno, non ho tempo di allenarmi, a questo punto piuttosto che fare 10 minuti non faccio niente perché sennò così. E qui invece non ci si rende conto quanto allenandosi magari anche solo 7 minuti al giorno, diciamo 7 in realtà perché c'è questo numero magico, tra virgolette, perché 7 poi diventano 10 con un piccolo riscaldamento, con un piccolo defaticamento, quindi diciamo un workout che duri anche 7 minuti, diciamo di workout e basta anche a corpo libero, inserito in un contesto dove si inizia a fare attenzione a tante piccole cose, può fare la differenza e come, anche perché considera che 7 minuti di certo non è che ti fai 10 squat, sono 7 minuti belli intensi. Quindi una volta che ci si inizia ad allenare, una volta che si inizia ad avere la capacità di portare il proprio corpo e il proprio cuore anche a raggiungere delle alte intensità,
quei 7 minuti possono essere veramente molto molto intensi. E poi chissà, magari uno ci prende gusto e dai 7 minuti diventano 14, però appunto non viene considerato che magari, per dire, no, uno pensa, no, ma solo 5 minuti al giorno, ma solo 10 minuti, però intanto mettiamo 10 minuti di stretching al giorno, a fine settimana diventano un'ora, no, e qualcosa, quindi, mentre invece prima era zero, quindi bisogna considerare che il nostro corpo ragiona, funziona sul lungo periodo, quindi che cosa ci siamo portati a casa a fine mese? Ok, quindi questo è il primo obiettivo che uno si deve porre, pensare appunto al lungo periodo. Ok, devo cambiare totalmente il mio approccio. Effettivamente l'avete citato, potevo spuntare tutto quello che stavate dicendo. Perché infatti è un po' quello, no? Uno parte con tutte le buone intenzioni, ma poi si lascia sopraffare da un po', insomma, dall'avere magari la spallina tonda, che quindi, insomma, dici, vabbè, ma lo faccio domani, oggi ormai è troppo tardi, non ho più tempo, è troppo poco. Quindi, invece, porsi, pensare che alla fine della settimana comunque hai fatto un'ora è già un bel modo per motivarsi. Beh, pensa anche che, la famosa mentalità del tutto o niente, che è una cosa che noi, di cui parliamo spesso noi da sempre, è quella che rovina e frena e limita la maggior parte delle persone. Cioè il fatto di dire corro 5 volte a settimana, smetto di mangiare tutto quello che mi piace, così ottengo il risultato, oppure non faccio niente, purtroppo frena tante persone dall'ottenere i risultati. Invece partire gradualmente sembra per molti quasi come non fare nulla. Invece vai a instillare una piccola abitudine positiva pian piano nel tempo, e poi il tempo passa veloce, quindi un mese, 2 mesi, 3 mesi, 6 mesi, poco alla volta, i risultati che si ottengono accumulati sono veramente tanti. Invece magari iniziare a 1000 subito ti porta a eccessivi dolori, infiammazione, frustrazione, una vita magari passata da tranquillità a rinuncia totale. Poi alla fine purtroppo ti fa mollare magari dopo una settimana e ti fa dire: questo per me non va bene, lo sport per me non va bene, mangiare bene non fa per me, insomma. Pensa a quante volte per esempio ci si trova a rendersi conto che si è preso dei chili di troppo, che si è fuori forma eccetera, e dire: Madonna, come ci sono arrivata fino a qui? Come ci si è arrivati? Non ci si è arrivati col pranzo di Natale, ci si è arrivati con le piccole disattenzioni. Ma molte persone trascurano il fatto che il processo è assolutamente... Quindi come non ci si rimette in forma, appunto... Eccoci. Grazie, c'era un attimo di saltello. Quindi come non ci si rimette in forma facendosi una settimana di digiuno... Allo stesso modo, ecco, questa volta ci siamo. Allo stesso modo, però, appunto, tante piccole migliorie, tanti piccoli dettagli sul lungo termine fanno la differenza, paradossalmente senza rendercene conto, cioè senza fare quella fatica mentale che si farebbe invece cercando di rivoluzionare tutto da subito. Il problema è poi che molte persone. Cosa fanno nel processo inverso, quindi quello di molte persone, tra cui noi, poi noi ci mettiamo in mezzo anche noi, nel processo inverso, quindi quello dove ti lasci un pochino andare e magari vai a mettere su qualche chilo nell'arco di mesi o anni, te ne accorgi lentamente, a un certo punto ti ritrovi in quella situazione lì. Invece il processo inverso, che è quello in cui vogliamo il miglioramento, e l'attenzione è molto più alta, quindi tu magari fai una settimana fatta bene, tra virgolette, però vuoi subito vedere il risultato, invece ci vuole tempo, ci vuole settimane, ci vuole qualche mese, a volte ci vuole qualche anno, perché magari uno per 10 anni non ha curato, diciamo così, il suo benessere, quindi ha raggiunto una situazione che è reversibile in un po' di tempo, quindi bisogna mettersi lì con calma e portarla avanti. Non si può aspettare, diciamo, il risultato nell'arco di brevissimo tempo. Ecco, ma BMG come funziona? Nel senso, ci sono workout che voi date, mandate, c'è degli appuntamenti a orari, quindi insomma uno può incontrare virtualmente, vi può incontrare virtualmente e quindi avere, no, il motivatore lì che ti dice fai, dai, non mollare, oppure invece c'è dei gruppi? Allora, ti faccio un riassunto un attimo veloce.
BMG da intendere come una palestra a tutti gli effetti, quindi una persona si iscrive con un abbonamento mensile o annuale, come in palestra, diciamo, e può accedere ai suoi trainer, che in questo caso siamo noi, quindi la palestra in realtà poi siamo noi. La struttura è quella di una palestra, però tutte le persone che si allenano sono a stretto contatto con noi nel nostro gruppo Facebook dedicato, dove interagiamo tutti i giorni, dove tutti i giorni andiamo a mettere l'allenamento del giorno da seguire, e poi abbiamo un archivio, quindi una piattaforma con programmi specifici, tutti i workout che abbiamo mai pubblicato e tutti i workout che andiamo a mettere poi mensilmente, perché ogni mese aggiungiamo contenuti nuovi, e dei percorsi specifici, come quello per esempio che parte poi domani, che aiutano le persone a ottenere risultati specifici. Quindi oltre a seguire l'allenamento, diciamo quello del giorno che seguiamo tutti insieme, ognuno può andare a scegliere l'allenamento che è più adatto alle proprie esigenze. Per esempio, come dicevo prima, domani lanciamo il Fat Loss, poi se vuoi ne parliamo, che è un percorso di dimagrimento, ma abbiamo anche un percorso dedicato al miglioramento delle gambe e dei glutei, all'addome, all'upper body, quindi alla parte superiore. Tutti questi programmi sono da seguire comunque in parallelo al programma principale, quindi la persona è sempre coinvolta e interagisce sempre insieme a noi. Ecco, parliamo appunto, hai citato il programma che parte da domani, che lo dicevamo in apertura, questa prova costume insomma è arrivata e adesso stanno, no, un po' spopolando online tantissime diete, quelle dell'ultimo minuto, che noi sconsigliamo chiaramente di fare perché non vanno bene. Affidatevi sempre a degli esperti, a delle persone insomma, ecco, competenti, che quindi vi possono guidare, e poi come dicevate voi ci vuole sempre del tempo, non è che si può, però ci raccontate un po' appunto il programma che aiuta a volersi bene almeno in 5 settimane. Allora, il programma in realtà ha le sue radici in qualcosa di assolutamente, cioè in quello che dovrebbero essere le basi appunto dell'allenamento, dell'alimentazione sul lungo periodo, però con una marcia in più, tra virgolette, nel senso che ci sono a livello quantitativo una insomma più allenamenti e appunto spieghiamo anche come incrementare, come organizzare il movimento al di là del workout, perché poi sì, uno si può anche spaccare di workout in un'ora, no, tutti i giorni, però se poi tutte le altre 23 ore sei piantato su una sedia, né è salutare e né in realtà quello sforzo è sufficiente a far aumentare appunto il nostro metabolismo nell'arco della giornata. Per metabolismo cerchiamo sempre di chiarire, noi non intendiamo il metabolismo, perché quando si parla di aumentare il metabolismo le persone pensano, no, si usano questi termini, ah, il tuo metabolismo diventa una fornace, queste cose qua, non è che, cioè, diventa una fornace, tu ti muovi tanto, cioè, no? Parla, esatto, cioè, di che dispendio energetico abbiamo, ok? Giornaliero. Quindi, appunto, tornando al programma Fat Loss, è un programma di 5 settimane, non perché noi vogliamo far credere alle persone che in 5 settimane chissà che cosa puoi raggiungere. Certo che se ti impegni puoi raggiungere anche dei grandi risultati, anche in 5 settimane, se mangi tutto il giorno, puoi raggiungere dei grandi risultati al contrario, però ecco, diciamo, non andiamo per estremi, ma l'idea è quella di dare un tempo utile, perché proprio 5 e non 4 e non 3, perché 5 settimane, diciamo, che già mentalmente ti fanno scavallare l'idea che hai passato un mese, no? E quindi a livello appunto di motivazione, di automotivazione, perché poi la migliore benzina, diciamo, per la motivazione è l'azione, quindi il fatto di vedere che noi riusciamo a fare delle cose, che riusciamo a portarle avanti e che queste ci portano a dei risultati, quello è il più grande, diciamo, appunto, spunto di automotivazione. Quindi 5 settimane innanzitutto sono un tempo visibile, no? Noi riusciamo a vederlo, non è un anno, non sono 3 mesi, ok? È un tempo fattibile. Secondo, non è però neanche un tempo troppo breve, per cui uno deve fare follie, ok? E poi, diciamo, abbiamo deciso di dare un tempo standard con l'idea che ci può stare,
che durante l'anno, perché è inutile che uno dice sì, le abitudini dovremmo sempre mangiare, no, anche a Natale ho mangiato 15 grammi di pandoro e stavo benissimo, no, non è così, perché ci sono i momenti dell'anno in cui si sbraca, diciamo, tra virgolette, come sì, come ci sono dei momenti dell'anno in cui uno può rimettersi un attimo in forma. L'importante è che non siano agli antipodi, dove a Natale mi mangio anche il pandoro del vicino e invece quando mi devo tirare faccio 8 settimane che mangio spremuta di sedano, ok? Quindi queste 5 settimane noi, l'idea è che si possano ripetere nel corso dell'anno anche 4-5 volte, no? In modo da avere un, diciamo, appunto una spinta in più, ma che non sia né troppo impegnativa a livello di tempo, troppo faticosa, né troppo breve che ci faccia fare follie, e allo stesso tempo però che ci permetta appunto di ottenere dei risultati, perché alla fine 5 settimane, insomma, se ne possono fare di cose, soprattutto se si tratta di quei 2, 3, 4 chiletti, no, che uno ha in più. Aggiungo al volo che in realtà le 5 settimane hanno un indirizzo di allenamento, come diceva Ilaria, un pochino si segue sempre il programma principale, però si aggiungono alcune cose per aumentare il dispendio calorico. Si aumenta il movimento durante il resto della giornata, ci sono degli step da fare, degli standard da, diciamo, da sostenere. Si cura l'alimentazione in una certa maniera, noi chiaramente non essendo nutrizionisti non diamo diete eccetera, però insegniamo un po' di educazione alimentare e come utilizzare degli strumenti che ci sono a disposizione di tutti, come per esempio applicazioni contacalorie, per dare un attimo di regola, monitoraggio all'introito calorico per un periodo di tempo breve, però equilibrato e sostenibile, ok? Quindi l'insieme di un'alimentazione un pochino più controllata, il movimento e gli allenamenti ci porta poi a ottenere il risultato, oltre a insegnarci anche un po' come si fa. E poi è vero che finisce in quelle 5 settimane lì, però poi dopo tu hai imparato come si certo. fa, lo puoi rifare poi dopo 2 mesi, quello che sia. Ecco, avete parlato un attimo delle calorie, no? In media, una persona, ad esempio, che ricomincia, è chiaro che chi fa un po' di attività fisica dovrà assumerne diverse rispetto a quello che non fa niente, che sta seduto, cioè paradossalmente quello che sta seduto e non fa niente tutto il giorno penso sia più basso, no? come calorie, mentre chi fa un po' di movimento avrà bisogno di più energia fondamentalmente. Sì, è un concetto giusto? Sì, è giusto, diciamo l'unica cosa è che spesso vengono sopravvalutate le calorie bruciate, tra virgolette, in allenamento. Quindi le calorie che noi spendiamo durante la giornata non sono date solamente dall'allenamento, per quanto intenso possa essere, il nostro corpo più di tanto in tot tempo non le può bruciare, ma in generale anche appunto da quanto ti muovi durante il giorno, da quanto tessuto magro hai, da quanti muscoli hai, perché comunque il tessuto magro ha un dispendio energetico maggiore rispetto al tessuto adiposo, e da tante piccole cose. Quindi non si deve pensare che siccome io domani inizio a fare CrossFit e mi spacco per 1 ora 5 giorni a settimana, posso mangiare quello che mi pare, perché si va a peggiorare. Anzi, spesso è il problema è che chi inizia a allenarsi poi pensa, perché sai, la sensazione che hai sudato tanto, che hai caldo, ti dà l'impressione che hai consumato chissà che cosa. Invece, proprio, diciamo, il corpo umano funziona in una maniera molto precisa ed uguale per tutti. Cioè, il consumo calorico giornaliero, quindi le calorie che io consumo durante la giornata, sono date principalmente da quanto io consumo a riposo, sulle 24 ore, dall'attività fisica non sportiva, quindi da quanto mi muovo, da quanto non sto seduto durante la giornata, okay, dalle calorie che consumo digerendo il cibo, e solo in ultimo, cioè l'ultima percentuale di questo 100%, sono le calorie date dall'allenamento, okay, rispetto al 100%. Ti faccio l'esempio nostro, noi lavoriamo al computer, anche se siamo 2 sportivi, quindi nei periodi in cui ci alleniamo comunque 5-7 volte a settimana, ma stiamo tutta la giornata seduti, a parità di quanto mangiamo andiamo a mettere su peso, non si scappa. Ovviamente ci sono sempre le eccezioni di triatleti o maratoneti, però non stiamo parlando in questo frame, perché poi c'è sempre qualcuno, no, ma io faccio, no, le consumo 1000 al giorno, però, sì, ci sta, però ecco, si dà per scontato che qua stiamo parlando di persone che non hanno fatto dell'allenamento la propria professione. Certo.
Corrado chiede, dice quindi che c'è un consumo costante fondamentalmente delle calorie nel nostro corpo, più o meno consuma sempre... Allora, il metabolismo, diciamo, il dispendio energetico di una persona è dato da un insieme di diversi fattori. Il metabolismo basale, che è quello che noi consumiamo a riposo e che è dato anche molto dalla genetica, da quanto pesi, cioè una persona alta, robusta, eccetera, consumerà in modo nettamente diverso da una persona come me, per esempio. Ok, quindi il metabolismo basale è quello che noi consumeremmo se fossimo immobili, a riposo, stesi durante le 24 ore. A questo bisogna aggiungere una serie di fattori. Quanto ci muoviamo, ma anche i micromovimenti, quanto uno gesticola, quanto, non so, se lavori, appunto, stavo facendo un esempio poco tempo fa, non ricordo, se lavori per esempio in un negozio e alzi, abbassi le braccia 1000 volte perché prendi cose da scaffali, quelli sono tutti piccoli movimenti aggiuntivi, no? Che noi andiamo a fare. Quanti passi facciamo, tutte queste cose qua. Quindi quello è il dispendio energetico che noi abbiamo dal movimento, non dato dall'allenamento. Poi abbiamo l'allenamento e poi abbiamo tante altre cose che vanno a influire, per esempio quanta energia noi consumiamo per digerire il cibo. Per questo, ad esempio, alcuni alimenti, per questo si dice che alcuni alimenti sono bruciagrassi, sono dimagranti, in realtà non sono proprio spesso bufale al 100%, ma lo diventano perché è talmente piccolo l'impatto di queste cose che se non fai attenzione a tutto il resto, ovviamente non potranno mai compensare. Che poi le proteine, per esempio, impieghiamo più energia per digerirle e metabolizzarle rispetto ai grassi, rispetto ai carboidrati, è vero. Ok? Quindi sono tante cose che si vanno ad addizionare ed è per questo che poi spesso, per esempio, alcune persone guardano altre, ah no, ma lei mangia la pizza e non ingrassa. Sì, ma tutto il resto del giorno cosa ha fatto? Anche la storia del soggetto è indicativa, perché bambini, che ci sono tanti studi che testimoniano che i bambini che sono stati obesi da piccoli, appunto adulti che sono stati obesi da bambini, avranno maggiore facilità a ingrassare perché il numero degli adipociti è maggiore, eccetera. Quindi il metabolismo è una cosa piuttosto complicata che spesso viene semplificata in modo eccessivo o si va troppo a guardare il dettaglio. In realtà, diciamo che sì, sicuramente avere una migliore qualità dell'alimentazione, mangiare in modo più equilibrato dal punto di vista delle quantità e muoversi di più sono tre chiavi fondamentali. Che è quello che noi cerchiamo di fare poi nel fat loss, cioè far cambiare un po' alla persona il bilanciamento tra quanto consuma durante la giornata e quanto va poi a ingerire durante la giornata. Quello fa la differenza alla fine. Ma durante questa quarantena, che insomma voi avete avuto un grandissimo seguito e avete fatto compagnia e aiutato, diciamo, anche tante persone, vi sono arrivate delle richieste particolari magari? Cioè vi siete accorti che, non so, c'era un punto in particolare del corpo anche che le persone vogliono sistemare? Vi viene a pensare, c'è una zona che va per la maggiore? Allora, mentre pensi alla risposta, ti dico, la cosa che ci è balzata di più agli occhi è stato, non rispondo proprio alla tua domanda, però è stato il fatto che molte persone si sono rese conto che pur allenandosi con un allenamento non strettamente creato per loro, perché a volte ci seguivano più di 600 persone in un allenamento, quindi ovviamente non puoi fare un allenamento adatto per tutti, ma avendolo fatto, essendosi allenati con costanza, perché poi siamo stati tutti chiusi in casa, siamo allenati 40-50 giorni di fila, alcune persone sono allenate più di un mese e mezzo con noi di fila, si sono rese conto che hanno ottenuto degli ottimi risultati. Questo ha fatto capire alle persone che la costanza a volte è più importante di 1000 dettagli inutili. Questo è uno dei feedback più importanti che ci è arrivato. Poi di richieste specifiche... Allora, sì, a parte una cosa volevo aggiungere, non solo appunto quello che ha detto lui, ma tra l'altro noi tendiamo non tanto... Perché a volte si pensa che l'esercizio, cioè l'esercizio corretto oppure la forma corretta, eccetera, ma spesso si trascura il fatto che ognuno di noi ha una struttura
più o meno diversa, ok? Ci sono delle piccole e grandi sfumature nel nostro, nella nostra anatomia, in come siamo strutturati, nelle leve, eccetera. Quindi è molto importante che le persone capiscano anche come fare il movimento correttamente per il proprio corpo. Per esempio, ci sono persone che sentono di attivare di più un distretto in una posizione rispetto che in un'altra, e quindi quello che cerchiamo di fare noi durante gli allenamenti, oltre che motivare e dare, diciamo, la corretta forma, è di cercare di far capire attraverso anche degli esempi o facendolo vedere o comunque appunto spiegandolo a livello proprio percettivo come bisogna fare ad attivare alcuni muscoli, come bisogna fare ad eseguire correttamente alcuni esercizi, ma ripeto, non solo facendolo vedere, ma spiegando la respirazione, spiegando che cosa si dovrebbe sentire in quel momento, no, a livello muscolare. E riguardo invece quello che dicevi tu, beh, diciamo che alcune richieste sono individuali, altre, io dico purtroppo, da un lato seguono un po' le mode, ok? Quindi o mode relative a determinati gruppi di persone, quindi ci sono per esempio tutte quelle donne che vogliono le gambe sottili e poi se, ce ne accorgiamo perché si usano spesso terminologie simili, quindi allungare, affinare il polpaccio, sfinare, cose snellire. Diminuire, no, le cosce, queste cose qua, che in parte... Allora, noi rispettiamo ovviamente insomma, gli obiettivi di tutti e pensiamo che ognuno debba avere il proprio obiettivo e si debba piacere nella propria pelle, ma quello a cui teniamo particolarmente è di invitare le persone a non fissarsi con dei riferimenti esterni. Cioè, il tuo obiettivo deve essere il tuo obiettivo, ma veramente il tuo. Qualcosa che ti fa star bene e qualcosa che... diciamo ti fa star bene anche nel momento in cui ci lavori, perché poi se si creano queste ossessioni, poi soprattutto le donne, cioè c'è poco da fare, però se si creano queste ossessioni, no, dovute anche un po' a queste mode che vengono ulteriormente fomentate da questi miti, perché poi dove c'è una richiesta ovviamente si cerca appunto di soddisfarla con la crema snellente, con queste cose qua, si finisce per insomma faticare molto e spesso essere frustrati, perché bisogna cercare di avere degli obiettivi che ci rendano felici quando ci guardiamo allo specchio, ma felici anche per quello che mangiamo, felici di mantenere un certo stile di vita. Si è alzato perché c'è un problema, stavamo esaurendo la batteria. Ce ne abbiamo ancora un pochino. Volevo aggiungere l'ultima cosa, rapidissima, non abbiamo detto infatti la caratteristica più importante della gym, che tutti i video sono registrati, cioè tutti gli allenamenti sono con noi live, quindi non c'è la scheda di allenamento, ma ci sono io o Ilaria o a volte insieme, che spieghiamo e mostriamo e ci alleniamo insieme a te che segui l'allenamento con noi, che è una particolarità, insomma, certo, abbastanza anche nuova e un pochino innovativa, nel senso che tutti gli allenamenti sono guidati da due trainer e non nessuno è abbandonato. Spieghiamo molto spesso anche, oltre a come seguire bene, come sentire, ma anche cosa non fare. Gli errori classici, perché poi abbiamo tanta esperienza di allenamento dal vivo e quello fa un po' la differenza. Mi è arrivata una domanda in privato, quindi ho un'amica che mi ha contattato sul cellulare e mi chiede di chiedervi come si può fare esercizio aerobico ma senza attrezzi, quindi lei non ha né il tapirulan né la cyclette, non ha i pesi, dice, quindi come posso fare? Perché allora, ci ho parlato un po', ma poi appunto si è lasciando il perché di questo, che sarebbe una discussione magari più lunga e sarebbe da capire perché uno poi vuole fare il lavoro aerobico, ma diamo per scontato che sia utile fare del lavoro aerobico, perché lo è in effetti. E basta semplicemente cercare di mantenere una frequenza cardiaca, quindi uno sforzo, diciamo, percepito leggero e costante con esercizi anche classici. Diciamo, è meglio evitare i sovraccarichi, no? Quindi evitare di sfociare poi in metabolismi energetici anaerobici, ma anche senza correre necessariamente, si possono fare, che ne so, degli squat a corpo libero, alternati a degli addominali a terra, alternati a una leggera corsetta sul posto, quindi fare un mix di esercizi, noi lo facciamo in alcuni workout, l'abbiamo fatto in un mix di esercizi a corpo libero,
che vengono alternati uno all'altro per non andare poi magari, sai, a correre 20 minuti sul posto, poi diventa anche un po' invasivo a livello articolare, eccetera, e fare in modo che la persona possa mantenere uno sforzo non troppo alto, quindi rimanere nel metabolismo energetico aerobico, con esercizi principalmente a corpo libero. La caratteristica, a meno che uno non abbia una fascia cardio che ti dice che l'allenamento rimane sotto certe frequenze, è di non percepire uno sforzo, un affanno troppo forte, ma cercare di rimanere in quello sforzo lì in maniera continuativa per un pochino di tempo. Ecco, quindi rimanere, a non sentirsi eccessivamente affaticati, a dire oddio c'ho il fiatone, non ci riesco, ma ascoltarsi. Ed ora sto pensando agli squat, che effettivamente a un certo punto, anche se li fai senza pesi, senza niente, sono un'ammazzata incredibile, e magari appunto puoi arrivare un po' a fatica. Nel frattempo noi abbiamo messo comunque nei commenti il link al vostro sito, al bmgym.it, in modo tale che tutti possano trovare le informazioni. So che, insomma, come si accede, uno può anche fare una prova gratuita per vedere, insomma, effettivamente se si trova bene, se quindi può fare al suo caso. Io, ragazzi, vi ringrazio per essere stati in mia compagnia e devo dirmi, per avermi anche un po' stimolato a dire ok, dai, penso alla lunga, ce la posso fare, perché io invece parto convinta ma mollo subito. Ma guarda, non ti preoccupare, è un problema davvero di tante persone, quindi noi siamo un po', altrimenti non ne avremmo parlato, quindi non sei sola, però appunto bisogna un attimo entrare in quel mindset e cercare di passo passo migliorare tutto, diciamo. Veramente è sottovalutato quanto si può ottenere facendo poco alla volta, in un periodo magari di un anno che sembra un periodo infinito, lunghissimo, però se ti dico che tra un anno, facendo poco alla volta, migliorando un pochino le tue abitudini, puoi stravolgere completamente il corpo e la salute, alla fine, insomma, è un periodo di tempo abbastanza accettabile, ecco. Vabbè, ci possiamo stare, ce la possiamo fare. Quindi diciamo che il tuo ikigai, Marco, è quello di motivare le persone e dire da che ce la puoi fare a stravolgere la tua vita. Sì, e semplificargli anche il cammino, quindi riuscire a far capire che poco alla volta si riesce. Ragazzi, grazie ancora, buon lavoro e insomma buona forma, ma voi mi sembra che state messi molto molto bene, quindi... Grazie a voi, grazie mille. Grazie a te, Elena. Ciao, buon lavoro. La puntata di oggi finisce qui, io adesso sono molto ottimista sul fatto che ce la posso fare e quindi voglio andare immediatamente a parlare con Marco Ilaria, perché forse sì, dai, 7 minuti li posso concedere, ero partita bene in questa quarantena, poi mi sono persa. Domani un nuovo appuntamento di ore 15, sempre alle 15, sempre sulle pagine Facebook di Fun Week, Eventi Fun Week Roma, LOL News e Eventi Milano. Io vi ringrazio per essere stati qui con me e come sempre ringrazio la straordinaria redazione, ovvero Marta Volterra e Alessandra Zoia. Ringrazio HF4 per aver prodotto il format e vi aspetto domani per un puntatone straordinario. Ciao a tutti!